Buongiorno, benvenuti tutti quanti. Vediamo, aspetta che cerco di fare anche questa diretta su Instagram, così siamo a posto su tutti quanti. Benvenuti a questa ultima rassegna del 2020. E vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Un po' disordinato oggi, non ho sciato, diciamo così, ma adesso si va a sciare perché l'ultimo dell'anno non si può fare altro se uno ha un po' di tempo libero che divertirsela. Cosa succede? C'è la sfida nuova del Movimento 5 Stelle e del PD, che stanno bisticciando anche l'ultimo giorno dell'anno, invece di andare alle Maldive, come ha fatto una ragazza del Movimento 5 Stelle, che da una parte faceva la populista, la mitica donna che ci salva dalla cattiveria dei politici, poi non restituiva i soldi al suo partito e andava alle Maldive. E questa è la fine degna di un partito che faceva di onestà, insomma, la sua bandiera. Ma la cosa più importante è questo reddito di cittadinanza. Partiamo subito dai dati che mi sembrano molto interessanti pubblicati da Repubblica. Quanti sono le persone che hanno goduto del reddito di cittadinanza? Alt! Una cosa sono le persone, l'altra i nuclei familiari. Sostanzialmente 1.041.000 nuclei familiari si sono portati a casa il reddito di cittadinanza, che è valso con una media di 484 euro a nucleo familiare. Più o meno sono 5-6 miliardi che sono stati impiegati per questa manovra, che doveva essere non di assistenza, e qui cade l'asino. Perché non doveva essere di assistenza? Perché io mi ricorderò centinaia, migliaia di trasmissioni televisive, di ore televisive, in cui ci dicevano i politici: guardate che non si tratta di assistenza, non staranno davanti al divano a portare a casa i soldi. Oggi invece ci spiegano che questa è l'unica cosa che riescono a fare con il reddito di cittadinanza. E vi dico il perché. Su 1 milione di famiglie che lo prendono, che vuol dire 2,5 milioni di persone fisiche, Giorgio, aug, finalmente ti rivedo in diretta, su 1 milione di famiglie, 2 milioni di persone fisiche che prendono il reddito di cittadinanza, ci sono soltanto 423.000 che sono state contattate dai centri per l'impiego, dove lavorano 2.300 promoter, o come si chiamano, oddio santo, navigator, no? Vi ricordate i navigator? Ne abbiamo assunti 2.300, stranne che in campagna, che stanno ancora in formazione, ci sono 2.300 navigator, gli unici che hanno beccato un posto di lavoro grazie al reddito di cittadinanza, e hanno visto 423.000 persone. Sapete su 2.300 navigator quanti posti di lavoro sono stati creati dal reddito di cittadinanza? 28.000. 5 miliardi, anzi 6 miliardi, 2 milioni e mezzo di persone, 28.000 posti di lavoro. E sapete quanti sono di questi posti di lavoro, quelli famosi a tempo indeterminato, gli stessi per cui ci hanno tanto rotto le scatole questo governo col decreto dignità? Solo 19.000 su 28.000 sono a termine, cioè il 65% dei lavori, peraltro pochissimi, che ha trovato il reddito di cittadinanza sono a termine. Come cavolo si fa a dire che con il reddito di cittadinanza diminuite la povertà del 60% in questo paese? Lo dovete chiedere a Tridico, presidente dell'INPS, inventore del reddito di cittadinanza, che poi diventa controllore del reddito di cittadinanza, a Di Maio e a Conte, che continuano a sbandierare questa cazzata. Non è purtroppo diminuito la povertà. L'unico che a questa cosa ci crede, ma purtroppo deve fare qualche lezioncina di economia, è Marco Travaglio, che dice che il reddito di cittadinanza è un grande successo. Come Travaglio stesso nota sul Fatto Quotidiano oggi, leggetevi Farina oggi in un bellissimo pezzo che sbertuccia Travaglio sul Libero, in cui dice che Travaglio fa tanto il censore, ma poi dopo su se stesso lo è ben poco. Ma ritorniamo al pezzo sul reddito di cittadinanza. Qual è la cosa ridicola di questo reddito di cittadinanza? Che anche prima c'era un'assistenza che si chiamava REI, valeva per 900.000 persone, non aveva tolto l'Italia dalla povertà, ma era il tentativo con cui continuare. Il reddito di cittadinanza non ce l'hanno ricordato e rammentato come prosecuzione del REI, che l'aveva fatto, non si può neanche nominare, Renzi, ma come la grande soluzione al problema dell'occupazione in Italia. E questo è il punto, cioè non diciamo cavolate sull'occupazione, è servito a zero, perché quei 28.000 che hanno trovato posto di lavoro, di cui il 60% sono tra l'altro a posto di lavoro a tempo determinato, che loro tanto odiano, probabilmente l'avrebbero trovato quel posto di lavoro ugualmente, anche senza reddito di cittadinanza, andando ai centri per l'impiego. Chiaro? Il reddito di cittadinanza è la misura più assistenzialista assurda che si sia inventata negli ultimi anni in Italia.
Renzi oggi dalle colonne della stampa dice che il reddito di cittadinanza deve essere abolito, ma questo pone una questione politica fortissima, perché quello vuole che non passi la prescrizione, che da domani ci sarà, non passi il reddito di cittadinanza, cambino il reddito di cittadinanza, cambino quota 100, voi ci credete che questo governo va a cadere? Nel frattempo Conte ieri a Repubblica dice che si occuperà di politica nel suo futuro, e il Movimento 5 Stelle, secondo tutti quanti le descrizioni dei giornali, oggi sono molto seccati, anche perché oggi è il giorno in cui Fioramonti, ex ministro della giustizia, scusate l'istruzione, esce dal movimento, e oggi sui giornali lo trovate ovunque, dice soltanto che il movimento ha perso la sua trasparenza e democrazia interna. Calabria è servito soltanto a non andare al lavoro, dice qualcuno di voi. Buon anno a tutti quanti quelli che mi fanno gli auguri da tutte le parti. Toc toc, una volta mi saluti Alberto, ciao, certo che ti saluto. Finisce in carcere la passionaria 73enne, professoressa Notav. E io lo leggo sul Fatto Quotidiano. Il titolo è questo: 73 anni, deve scontare 12 mesi, brutto capodanno per la nostra giustizia. Poi dopo vado a informarmi un po' su che cosa è successo, posto che secondo me una 73enne che va in carcere soprattutto per una manifestazione che in realtà lei, non mi ricordo cosa fosse, saranno le manifestazioni notabili, che avevano anche, voglio dire, degli elementi di violenza di strada, come voi ben ricordate, ma il punto è che io il carcere non lo auguro a nessuno. Cerco di capire che è successo, dopo aver visto che il Fatto Quotidiano, quella che vuole in carcere tutti, manetta gli evasori, eccetera, poi quando è un'amichetta sua notav, si dispiace se va in carcere. Vado a vedere sul Corriere della Sera, edizione di Torino, perché anche la stampa ne vedo poco di informazioni su questa signora che va in carcere, e scopro una cosa che è molto diversa rispetto a quella che ci racconta il Fatto, e quindi ve la porgo con questa zuppetta, diciamo, di fine anno. E sapete qual è? Che la signora, la procura di Torino, non la voleva mandare in carcere, ha detto lei, visto che c'è la legge, deve stare a pene alternative oppure agli arresti domiciliari, ma non deve andare in carcere. E per due volte la procura di Torino, dopo averla condannata a 12 mesi, ma la condanna, voglio dire, può capitare anche a noi purtroppo giornalisti per diffamazione, e se non si viene prescritti si chiede la prescrizione, come ha fatto Travaglio, beh, insomma, la signora ha detto per due volte: io come Rosa Luxemburg voglio andare in carcere, non voglio pene alternative, e ha stracciato tutte le pene alternative e la domiciliazione della carcerazione preventiva, della carcerazione definitiva che gli avevano concesso. Chiaro? Quindi, toc toc, amici del Fatto, non è un brutto capodanno per la giustizia, è la signora che legittimamente vuole diventare un'eroina della Notav andando in carcere come Rosa Luxemburg, col pugno chiuso così. Non è la mia eroina, devo dire la verità, ma comunque non è neanche, voglio dire, per il Fatto Quotidiano questo brutto capodanno per la giustizia, posto che la giustizia non ha fatto altro che dire: tu in carcere non ci vai, e lei ci vuole andare. Buongiorno Vibo e buongiorno agli altri. Sharon Stone, per parlare di altre eroine della quotidianità, invece vuole andare su un'applicazione per incontri. Il problema è che lei si iscrive a questa applicazione che si chiama Bumble, si iscrive a questa applicazione e all'applicazione dopo un po' di giorni la cacciano. Sharon Stone, cacciata! Sapete perché l'hanno cacciata? Perché dicono: tu non sei davvero Sharon Stone, ma può mai essere che Sharon Stone si iscrive a una chat di incontri? Tra l'altro la particolarità di questa chat di incontri, che è fatta da una socia di Tinder che litigò, un'amministratrice di Tinder che litigò per molestie con uno dei soci di Tinder, quindi la solita storia americana di molestie, tutte ste minchiate qua, beh, Sharon Stone sostanzialmente è stata cacciata dall'applicazione che aveva una prerogativa, e cioè che in quell'applicazione, rispetto a tutte le altre applicazioni, a fare la prima mossa per gli incontri, per le cose, deve essere la donna. Favoloso. Non tanto favoloso il fatto che crolla un altro pezzo dell'autostrada A26 di Genova, non si riesce a capire quei calcinacci se, come drammaticamente dicono i giornali, avrebbero potuto uccidere. Certo è che se ti cade un calcinaccio in galleria, no bueno, e succede sempre nel gestore delle autostrade di Benetton, i fenomeni che ci hanno raccontato per anni quanto sono progressisti, quanto sono con quel coglione di Oliviero Toscani, quanto pensano, diciamo, al bene del mondo e un po' meno al bene dell'Italia, quindi una certa antipatia nei loro confronti illegittima. Però poi dopo, quando vedi soprattutto come li difendono oggi sul Sole 24 Ore, il professore da Bocconi intercettato che dice: non gli possono togliere la concessione, cosa che anch'io penso che sia una cosa un po' troppo forte. Ora che c'hanno la concessione, fagli un mazzo così perché investano, riducili, rimettili, diciamo, in riga, non togli
togliere la concessione espropriandoli in maniera staliniana. Beh, comunque, i motivi del professore della Bocconi, quando tu li leggi, dici quasi quasi sto con Di Maio. No, non l'ho detto. Insomma, però leggi questo professore che la mette, diciamo, in un giuridichese alla azzecca Carbugli, non si poteva fare con un decreto perché non c'è nessuna necessità e urgenza, dopo 16 mesi che è crollato Morandi, gli tolgono la concessione, quindi il decreto non va bene. Ma insomma, proprio ieri, professore, è caduto un calcinaccio della stessa autostrada e nello stesso gestore. Insomma, forse un po' di urgenza nell'affrontare la manutenzione di questi ponti ci sarà. E poi ti dice, non c'è la sostanza perché si tratta di un esposto. Tutte robe che, se tu le leggi, capisci che questi Benetton forse dovrebbero fare un'operazione un po' più smart, diciamo, di comunicazione e soprattutto di manutenzione delle loro strade. Sull'Ilva ancora siamo nel ridicolo, perché il tribunale del riesame che sta cercando di decidere se chiudere o no l'altoforno 2, dopo che il tribunale ha deciso di chiuderlo e dopo che un altro procuratore invece ha detto se lo chiudete vi metto in galera, in questa situazione paradossale, toc toc, dice Nordio, la politica dov'è sul Messaggero? Alla Popolare di Bari è salito a 1,4 miliardi la necessità di soldi per salvarla e 900 persone verranno cacciate dalla Popolare di Bari. Ciao Alessandro, devo pensare a percorsi alternativi per raggiungere la mia dorata Liguria e c'ha ragione. E buon anno e tanti auguri a tutti quanti voi. Tra l'altro me ne approfitto per dirvi che questa zuppa di porro la potete vedere comodamente, comodamente, mi sentite? Facendo una cosa molto semplice, andando sul mio sito nicolaporro.it e scaricandovi appunto la pagina del mio sito, si scrive metti questa pagina sulla mia homepage e così avrete una piccola icona con scritto NP sulla vostra scrivania e sul vostro mobile e dovete soltanto spingere quell'icona per potervi collegare a questa rassegna stampa. Chiusa la parentesi perché me l'ha chiesto ora Mariana, come faccio a vederti in differita? È semplicissimo Mariana, se fai questa applicazione, se fai questo piccolo scarico della mia pagina web non hai difficoltà. E l'altra cosa incredibile è che tutti i giornali danno soltanto 5 righe della frode a Luxottica, ma insomma gli hanno fottuto 190 milioni di dollari e gli analisti dicono ne parla molto bene sull'OMF, gli altri giornali ne fanno una breve. E sapete perché li hanno fottuti? Perché hanno pagato in maniera i creditori fittizi in contanti. Io dico stiamo qua a fare i fenomeni e Luxottica paga 190 milioni in un'azienda così importante in Thailandia in contanti e se ne accorge dopo e perde 190 milioni. Io la trovo una truffa del secolo. Questa insieme a Sharon Stone è la notizia che più mi fa godere oggi e che fa capire come qualcosa però ci sia di strano. In borsa comunque il 2019 per l'Italia è stato un anno straordinario. Ciao Riccardo D'Andrea, un anno straordinario perché abbiamo fatto il 28%. Chiunque abbia investito 100 euro in borsa all'inizio del 2019 con questi governi allucinanti, alla fine dell'anno ne ha avuti 129 in cambio. Un po' per merito del primo governo giallo-verde, un po' per l'altro governo giallo-rosso. No ragazzi, soltanto per merito di un governo, quello americano, che ha visto Wall Street guadagnare il 30% e tutti gli altri a cascata. In Europa Atene e Dublino sono le borse che hanno fatto meglio più dell'Italia, ma forse io non vorrei scambiare i nostri paesi con loro. Ultima cosa, il sondaggione! Beh, insomma, l'unica cosa di Corsera e di Repubblica, Corsera dice tutti quanti i leader stanno perdendo terreno, financo Conte e Salvini, mentre Repubblica dice anti-Salvini cercasi, unico a tener testa è Papa Francesco. Direi che con questa zuppa di porro, l'ultima dopo 5 anni, se volete il 2019 di quest'anno, io vi do appuntamento come sempre l'anno prossimo, non domani perché i giornali non ci sono, ma nel 2020 siamo pronti per una nuova ondata di zuppe di porro. Un grande, grandissimo augurio a tutti quanti voi che mi avete seguito con tantissimo affetto su Instagram, su Facebook, su YouTube, sul sito nicolaporro.it. Vi ricordo sempre che sul sito ci sono tanti altri collaboratori e tutti i dettagli di quello che avviene anche oggi li troverete sempre lì. Oh, se non vi siete dimenticati, quest'anno c'è un libro che si chiama Le tasse invisibili che dovete comprare. Avete ancora poche ore per comprare Le tasse invisibili, oppure lo fate l'anno prossimo. Inizia il nuovo tour in giro per l'Italia per cercare di far vedere perché queste tasse fanno male e non sono una cosa bellissima. Auguroni a tutti quanti voi. Ciao!